Pezzacci del web, un salutone dalla bacio e benvenuti nella Godblock. Prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa serie è in collaborazione con Multicore Network, di lasciare un like per sostenere me, la serie, il canale, iscrivervi se non l'avete fatto, lasciarmi un commentino dandomi dei consigli su quello che ho trattato quest'oggi. E in più vi ricordo che in descrizione trovate il link al gruppo Telegram e al canale Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Detto ciò, ragazzacci, benvenuti sulla Godblock, nuova serie sul canale che prenderà il posto dell'RL Craft. In tanti mi avete consigliato tantissimi pack molto diversi l'uno dall'altro e alla fine ho scelto questo. E quindi ringrazio il buon Allecraft, sempre disponibile ad aiutarmi e a darmi dei consigli sulle mod. Detto ciò, ragazzacci, benvenuti sulla Godblock. La Godblock cos'è? È un pack dove spawniamo in un mondo completamente fatto di questi Nothingness Block, chiamiamoli così, che non sono niente, sembrano delle barriere ma non lo sono, sono un po' semi-trasparenti, siamo in cielo, siamo ad altezza 89, quindi neanche troppo, sembrerebbe sopra il livello delle nuvole, ok, forse è stato abbassato, non lo so, però tutto quanto il mondo è composto da questi blocchi. E la cosa simpatica è che il pack in sé per sé si basa su questi blocchi. Questi blocchi sono l'unico metodo di farming e vengono aggiunti dalla The God Block, che aggiunge queste quattro cose. E voi vi direte: come caspita si fa a farmare roba e fare costruire cose con questa roba qui? Non è che l'abbia capito più che tanto, parliamoci chiaro. Però la cosa interessante è che è a quest. Bene, ci sono un pochettino di quest. Da quello che ho capito, questo che è un pack un po' diverso dal solito che ho portato, si basa su mod più che altro magiche, con un pizzico di tecnologia dato dalla Ender Eye, però sul finale, badiamo bene, e con la Refined Storage, se non sbaglio, per la gestione degli inventari. Almeno la Storage Drawer c'è. Va bene. E come potete vedere io sono senza niente. Non c'è assolutamente niente di niente. Va bene, direi di iniziare. Da qualche parte si comincerà. Capitolo 1, Welcome to the Godblock. Allora, non è che sappia tanto bene l'inglese, però vediamo di capirci qualcosa. Dice, si è fatta la luce. Salve, giovane Dio. Hai creato con successo questo mondo e l'hai riempito di nulla. Va bene. Da questo nulla puoi creare tutto quello che hai bisogno. Ok, interessante. Minando il nulla puoi produrre il quantum, che è la materia base dell'universo. Ok, c'è chi gioca con l'acqua e noi siamo degli dèi. Va bene, è molto interessante, mi dai livelli. Vuole 16 quanta. Ok, quindi io devo minare sta roba. Bene, sono in una casetta, in un buco, e mi devo allargare. Allora, tanto mi allargherei verso l'alto. Salve. Lei è un atomic string, non è un quanta. Ci si fanno robe, ci si fa sapling, la terra. Posso fare cose. Bello, mi metto a minare. Molto bene, ragazzacci. Nel mentre che minavo si è fatta notte e voi vi state chiedendo, sì, Nabo, però ti sei allargato ad un centesimo. È vero, ho preferito alzarmi. Sì, perché ho detto perlomeno se posso fare un albero lo faccio per bene. Quindi mi sono alzato in altezza, però va bene. Ma andiamo avanti. Ho fatto la quest, bravo me e mi dà dell'esperienza. Giustamente qui ci dice usa il quanta per produrre la materia.
Usa la tua conoscenza avanzata proveniente dall'universo e ricordata nella J, detto male, ma insomma più o meno il concetto è quello. Puoi vedere il pattern nella tua mente e produrre la materia. Un modo un po' poetico di dire: ehi, pirla, usa la J e impara a fare le cose. Ecco, quindi e vorrei fare della terra perché combinata con tutte queste cose qui, che sono tutte cosettine che vengono droppate dal. Ci si fanno anche i fiorellini. Ah, Dix, ok, sì. Va, robe. Ah, interessante, interessante, interessante. Robe si fanno tutti i saplin. Il saplin si fa così, ok. Sì, no, no, no. La spugna. La cobblestone, ok, onesto. Sì, con questo si fa tutto. Bene. Quindi, la prossima quest, da quello che ho capito, mi chiede 9 di dirt. Che io la faccio così. Quindi se io faccio così, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e ho fatto la quest, bravo me. Oh. Ok, e ora mi richiede un Oak Sapling, un Daisy, ok, e un fungo. Questo ve lo ricordate? Yes, questo qui è dell'Earthwell, fa le cose. Ok. Allora, il centro di questa roba, 1, 2, 3, 4, ok, 1, 2, 3, 4, dovrebbe essere questo. Sì, quindi i mostri possono spawnare sui blocchi fisici. Ok, dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare attentissimi. Quindi io ho 9 blocchi di terra, direi di farci una piattaformina intanto. È arrivato il sole, è giunta la luce. E luce fu. Perfetto. Ora, carme gesso. La quest in questione mi chiede l'oak. L'oak però io lo faccio con il jungle, che lo faccio con. Cioè, siamo capiti con questo, che lo faccio con questo, che lo faccio con questo, che lo faccio con questo, e questo lo faccio così. Quindi sì, yes. Posso avere del legno? Dimmi che si spetazza. Si spetazza. Che mito si spetazza. Ecco l'albero. Signora, lei è un pochettino ingombrante. Mi dia il suo legno, signor albero. Ah, che bello. Posso fare anche una crafting, posso fare anche una crafting, posso farla così, la posso fare così. Posso farla anche così? No. Va bene. Vabbè, per ora mettila qua. Mi fa strano non avere una crafting. Va bene. Allora, sì. Se io faccio una cosa di questo genere, da quello che ho capito, posso fare questo. Posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo e posso avere un Dark Oak. Uno. Però con uno non ci faccio niente. Quindi me ne dia altri 4, altri 3 per favore. Ok, e ok. Sì, dovrebbe crescere. Dovrebbe crescere. Ho appena cacato. Stavo shiftando. Ho sentito un petazzo e. Va bene, me la sono fatta nei pantaloni. Scusate, non è la mia intenzione. Portate pazienza. A volte succede, sa la vecchiaia. Andiamo avanti, che è meglio.
Ho appena scoperto una cosa brutta. La cacca si mangia e ti dà Night Vision e altre cose. Va bene, non lo volevo fare, però purtroppo è successo. L'ho provata lì sopra, ha fatto la terra fertilizzata, però non vuole crescere l'albero di coso. Maledetto lui, maledetto, eh? Allora, a fanguffa. Avanti. Allora, te. Quindi, dicevamo, Night Vision, questo ce l'ho, l'ho preso. Mi ci vuole il fungo, il fungo. Mi scusi. Sì, va bene. Ok, sì, certo, ovvio. Mi sembra giusto. Ovviamente lo dicevo sempre anch'io. Ma parca. Sto pack non è farmoso, ma è molto grindoso. Allora, uno e due. Sì. Pink. Eccole, l'oxy. Perfetto. Grazie. Molto gentile. E morfungo. Terra. Un, due, tre. Perfetto. E ora posso fare anche il fungo. Eccellente, ho completato questa quest e questa quest. Ok. Vabbè, e mi dici di craftare il seme della vita. Giovane Dio, hai imparato le basi della creazione della materia e della vita semplice. Craftando il tuo primo seme della vita, farai un grande passo come Dio. Vabbè, a parte le minchiate, andiamo avanti. Eccolo qui e lo crafto. Me ne ci vuole un'altra. Ok, dovrei avere tutto quanto. E ci abbiamo lui. Ok, interessante. Questo qui è dell'Earthwell. Ve la ricordate l'Earthwell? Io sì, però quella cacchina buttata lì mi fa un po' uggia e schifo. Quindi mi scusi, signora terra fertilizzata, lei mi fa un po' senso tenerla in mano, quindi la metto un attimo da parte. Ah, questa sì. Ho delle shear. No, però c'è la motosega, va bene. Salve albero, come stai? Tutto a posto? Bene, fa un piacere ritrovarti. Ok, tutti i saplinghini buoni questi, sì. Ah già, questo è quello fertile, quello che pompa bestiale. Buono, 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 buono. Allora, sì, salve, questo l'ho fatto. Mi dia robe, grazie. Cortesissimo. E ora devo fare legno. Ok, mi dai un. Ah, i sapling. Giustamente. E come vai? Bravo Ciccio, bravo, 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 vedo che sei un bimbo intelligente, bravo. Comunque, abbiamo raccolto la legna mi dai sapling. Allora, fondamentalmente li potrei fare tutti, però finiamo gli spruce. Ok, ora sono curioso di vedere una cosa però, non c'è la bonsai pot, va bene. Quindi lui mi dice di fare del charcoal. Sinceramente non ho capito bene cosa dice, però il charcoal dovrebbe essere abbastanza semplice. Basta cuocerlo. Quindi la cobblestone come la faccio? Ah, così. Va bene. Oddio, potrebbe cominciare ad essere un problema, ne ho pochini di quelli. Aspetti, mi scusi. Ok, fatta la fornace. Perfetto. Facciamo così. Poi facciamo le cose intelligenti. Questo si butta qua e siamo a posto. Ok, nel mentre che aspettavo che la il charcoal si facesse, mi sono scavato qua da una parte, ho fatto tutta quanta terra. Vado ad avere un po' di erbetta.
e un pavimento sotto i piedi. E abbiamo finito il primo capitolo, totalmente introduttivo, devo dire. E mi dai un po' di ciccia. Il primo capitolo è molto introduttivo, però ti spiega un po' le meccaniche del pack, è interessante. E mo, ragazzacci, ci si apre la Earthwell. Interessante. Molto interessante. Non ho capito bene cosa dice qui, però dice che praticamente il libro dell'Earthwell non è craftabile. È l'unica cosa, devo avere in mano due pressure plate di legno, guardare in alto e fare una preghiera, da fare del genere. Però ci voglio provare a sto punto. Ok, le pressure plate le faccio così. Bene. Una in una mano e una nell'altra. Guardo in alto. Ah! No, no. Non ho capito. Non succede niente. Sì. Ho delle queste da questare. Quale? Questa. Poor, please send book and gods. Poor, please send book gods. Proviamo qualcosa di più sensato. I am poor. Please, gods, send me the book. Grazie! Come umano lei! Detto ciò, ragazzacci, io mi spettazzo un pochettino qui sul prato, mi rintano in un cantuccio e ci vediamo al prossimo episodio. Se vi è piaciuto il video, invito quanti a lasciare un like, un commento e condividerlo su tutti quanti i vostri social, di cui tra l'altro trovate i miei in descrizione. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Da un abbraccio, un mega saluto e un abbraccio, e alla prossima gente, ciao ciao!